mangi l'insalata, prima o poi mi tradisci. Dunque ti preparo i tortellini, la lasagna, i manicaretti, la coda alla vaccinara, purché tu venga tentato a non fare o a eseguire la tua scelta alimentare. Sì, no, questo è assolutamente ambivalente, anzi a livello percentuale prevale leggermente l'opposto. È più facile che sia il maschio essere geloso della scelta alimentare della donna, eh? Sì, è ambivalente. Un'amica ti può dire una parola di poche lettere e tanto veleno. Sì, tu stai benissimo, sei un fiore, ma una persona di riferimento affettiva che ti dice ma che stai male, ti mette in difficoltà. Consapevole vuol dire essere sicuri e coscienti anche di questi meccanismi. Ma che vuoi che succede se deroghi una volta? Oh, voi andate con l'insalata a qualsiasi cena e ditemi se non ce n'è almeno uno al tavolo che non vi fa questo invito. Lascia per una volta la tua insalata e mangiala a bacchio. Un antagonista o un provocatore è a sua volta un signore o una signora che ha fallito i propri approcci corretti al cibo. Costui o costei trova conforto nel sapere che è impossibile eseguire una dieta. Dunque, se riesce a togliervi l'insalata, si sente più tranquillo. Lo stesso meccanismo c'è quando qualcuno di voi avesse smesso di fumare e trova a incontrare l'ira di Dio di gente che gli offre una sigaretta. Proprio perché hai smesso, ti vengono a cercare. È inconscio. I cambiamenti della propria alimentazione difficilmente si applicano con successo senza una rivisitazione della propria infanzia. Si tocca nella deprogrammazione del gusto il rapporto con madre, è inevitabile. L'ostacolo ultimo però, e il più imponente, è il confronto con se stessi. Quando si sceglie di mangiare diversamente, non si può che affrontare le proprie paure, il proprio inconscio, il proprio non conoscersi. Bene, con questo io sono giunto al termine della relazione. E se volete possiamo dare spazio a qualche domanda, riapro. La frutta secca si distingue anch'essa in acida e in alcalina. La frutta secca di seme generalmente è acida, la frutta seme di polpa è generalmente alcalina. Le mandorle sono una frutta secca di seme, quindi appartiene a un acido, anche se è un cibo molto ricco di sostanze nutrienti. Se voglio assumere le mandorle, devo aver basificato tutto il resto, perché sono fortemente acidi. Al contrario, i fichi secchi, i datteri, l'uva passa, cioè la secca di polpa è alcalina. Anche la mandorla, anche la mandorla è caloica, sì. Il calcolo delle calorie in una nutrizione consapevole si fa esclusivamente per non andare in sottocarico. Cioè, per non fare l'errore di mangiare troppo poche calorie. Quello che fa ingrassare non è l'eccesso delle calorie, oltre un certo limite, senz'altro anche quello. Quello che fa ingrassare è il difetto delle calorie, protratto e abbandonato. Protratto e abbandonato. Scelgo di fare 1200, dopo 3 mesi lascio. Quello che ho chiamato il paradosso dieta. Sì, allora l'integrale, avendo ancora la cuticola intorno al seme, rallenta l'assorbimento dello zucchero. Dunque è un cibo a più basso carico glicemico, fa meno diabete, fa meno grasso. Sì, e la segale tra tutti i cereali è il meno acido. No, no, tutti i cereali sono acidi, però tutti i cereali sono acidi, la segale è il meno acido tra i cereali. Lei ha parlato appunto delle professioni,
No, è una difficoltà oggettiva, però purtroppo il corpo non la capisce, anche perché è una difficoltà che va oltre il metabolismo corporale e diventa comportamento e abitudine. Il corpo è costruito molto prima di queste argomentazioni e non le ascolta per nulla, per cui non possiamo dire al corpo scusa, ho un impegno, mangerò prima o dopo, perché il corpo in quel momento ti toglie la massa magra o ti aumenta la grassa, non ascolta proprio la motivazione culturale. Esiste solo la possibilità di cercare di adeguare la propria struttura organizzativa a ciò che siamo e non ciò che siamo alla struttura organizzativa. Ah beh, certo. Certamente, ma non è una soluzione perfetta. Più vado fuori orario, più conviene ridurre il quantitativo, però certamente non è una soluzione perfetta. La soluzione perfetta è accettare ciò che siamo. No, no, monitorabile è anche quello che mangia a ruota libera, perché almeno si rende conto di che cosa succede. Però sperare che una buona motivazione cambi la costruzione di un corpo è un'illusione. Nessuna buona motivazione cambia la costruzione del nostro corpo, perché non ci appartiene. Il nostro corpo è la risultante di 5 miliardi di anni, dunque non capisce che per motivi personali si debba fare una variante. Quindi il consiglio è: cercate nell'ambito delle vostre possibilità, non delle vostre impossibilità, di accettare chi siete, perché solo rispettando ciò che siete si acquista uno stato di equilibrio. Giustificazioni non vengono accettate dal metabolismo, purtroppo è così. Sì, ed è il motivo per cui non consiglio di prendere da un seminario diventare vegetariani, ma di fare una lenta, progressiva riduzione della carne, monitorando la propria massa muscolare, perché siccome gli aminoacidi essenziali sono contenuti in cibo a base animale e dalla base vegetale dobbiamo sintetizzare quelli che non sono presenti, questa è una facoltà metabolica che a gran parte di noi è sconosciuta. Certamente, ci sono atleti che fanno le gare e fanno primati e sono fruttariani. Dunque si fa proteina anche senza l'apporto di proteina, ma non è noto come avviene, l'unica cosa che si sa è che lo sanno fare pochissimi. Dunque qual è il consiglio? L'alimentazione di un carnivoro deve essere ridotta gradualmente, monitorando che quell'organismo apprende a fare a meno della più facile delle soluzioni, cioè prendere l'organismo più simile. Quando vado a mangiare un frutto, mi vado a nutrire di un organismo fortemente dissimile da me, e questo richiede una capacità metabolica non per tutti. Sì, certamente è più naturale, quindi dovremmo lì tendere, ma rispettando dove stiamo oggi. Cioè la prima fase è accettare chi siamo. Utilizza le proteine, utilizza gli aminoacidi, quindi tutto il dispendio
Certamente, però la cisteina nel fagiolo non c'è, è un aminoacido, non una proteina. La cisteina nel fagiolo non c'è. Dunque, mangiare soltanto legumi senza carne, pesce e uova è qualcosa che deve il corpo imparare a gestire e non è detto che lo impara. Dunque, il consiglio è ridurre la carne, monitorando che non succede niente alla massa muscolare, fino a toglierla. Poi tolta la carne togliamo le uova, poi tolto le uova togliamo il pesce, tutto in progressione lenta, acquisendo però la capacità e faccio la sospensione dell'alimento. Non perché ho capito che la dieta originale era fruttariana, prendo il passo, perché che generalmente quello porta male, porta scompensi, perché noi non siamo più quella scimmia che mangiava frutta. Abbiamo però quelle linee metaboliche nel nostro passato e quando le riattiviamo viviamo di un alimento decisamente più sano di quello che compriamo normalmente. Come vede la compatibilità di un'alimentazione vegetariana o vegana con una, se non sbaglio si chiama così, una allergia sistemica al nichel? Certamente il nichel dovrebbe esserci dentro gli alimenti, in gran parte è dovuto alla immissione di liquami industriali nell'ambiente. Che questi liquami industriali un individuo lo tollera di più e un individuo lo tollera di meno è normalissimo, perché non siamo identici, siamo frutto di esperienze personali molto diverse e i nostri antenati altrettanto hanno fatto prima di noi. Dunque, se io immetto nichel nell'ambiente e lo mangio, ci sarà quello che non gli fa niente o gli fa poco e ci sarà quello che gli fa un disastro. La questione è che non dovrebbe avvenire che l'alimento che ingeriamo è prodotto con chimica addizionata. Sì, sì. Piano piano. Naturalmente mi richiedere di eliminare la carne rossa, i latticini non li prendo, non prendo più uova per esempio, si può cambiare la volta che ti invitano, però sto cercando, no? Però ho questa difficoltà perché mi è stata diagnosticata questa allergia al nichel e quindi nell'elenco degli alimenti, ti faccio quella domanda, no? Nell'elenco degli alimenti che io posso mangiare, non so quanto ne valga la pena, va visto nel caso singolo, sì. Cioè non andrei a fare una dieta di esclusione quando ci sono delle intolleranze o delle allergie alimentari, a meno che non si tratta di sintomatologia drammatica. Perché escludere alimenti essenziali, andare a fare una dieta squilibrata, corregge qualcosa ma crea successivamente un altro danno. Bilanciare questo è un lavoro molto delicato, non uguale per tutte le persone. Però l'idea che io prendo un alimento e lo tolgo per un'unica variabile senza considerare l'insieme dell'individuo è un'idea sbagliata. Bisogna vedere queste cose nell'insieme. Faccio un esempio. L'allergia da fieno si chiama spesso in quel modo, non tanto perché è un polline particolare ad averla indotta, ma quanto è stato proprio il fieno ad averla indotta. La mente funziona che quando io sono a contatto con una scena traumatizzante registro tutti gli elementi che nell'ambiente erano presenti e se era presente fieno in quel momento, io da quel momento in poi se incontro fieno mi preparo a un evento traumatico e sgradevole e reagisco in quel modo. Ora se torniamo indietro nella notte dei tempi, quando non eravamo ancora una civiltà agricola e si viveva dentro dei casali, dei nuclei familiari, all'interno dei casali si consumavano i rapporti coniugali consentiti. I rapporti extraconiugali, che normalmente non erano consentiti, si consumavano nel fienile. E talvolta durante questi momenti succedeva che qualcuno apriva la porta ed era una scena traumatizzante. Il cervello, che registra del momento tutti gli elementi presenti, registra fieno, trauma. Io posso aver in un momento della vita
ha avuto un elemento traumatizzante e ho messo nickel, trauma. Okay. Dunque, considerare queste vicende soltanto sul piano fisico è una semplificazione possibile, ma bisogna sempre rendersi conto che è una semplificazione. E tutte le volte che semplifichiamo rischiamo un errore. La questione va vista sempre nel complesso. È un chelante, ha il ruolo di captare i metalli pesanti. Sì, sì. Questo si può prendere così adesso? Ma diciamo, bisogna prima avere un'idea di che cosa arriva.